Buongiorno, ci hai preso! Come fai? A furia di stati va con il mago impara a magheggiare. Ciao a tutti, ciao. Fai concorrenza? No, la tua un po' più. Oggi tutti, tutti grazie a tutti, ciao ciao. Allora, guardiamo la nostra classifica. Inizio subito dicendo che al 12° posto abbiamo il segno del Sagittario. Allora, cari Sagittario, se vi metto in fondo è solamente perché questo è un periodo con pochi stimoli, soprattutto nel lavoro, perché se guardo la questione amore, magari qualcosa si muove, anzi penso che entro l'estate ci saranno delle belle soluzioni, avrete delle buone opportunità. Però adesso siete, sapete, gli inglesi dicono work in progress, ovvero devo pensare al lavoro che arriverà, ecco, cioè sto facendo del lavoro e devo pensare a quello che arriverà. Soprattutto dovete pensare all'autunno. Questo Saturno dissonante riporta alla luce alcune lentezze, magari anche incertezze o semplicemente grandi dubbi che avete in corso. Il Sagittario si stanca di fare la solita vita, quindi se per caso la monotonia ha preso il sopravvento sulla vostra esistenza, cercate di cambiare. 11° posto per il segno dei Pesci. Allora, questo nuovo transito di Mercurio, che è dissonante, porta un po' di confusione. Voi sapete che siete sempre legati al passato. E tra l'altro stavo notando che questa cosa che dico sempre e che forse infastidisce qualcuno nato sotto il segno dei Pesci è un pochino vera. Perché guardando la televisione, anche personaggi pubblici spesso parlano di passato, magari fanno anche programmi legati al passato. Cioè, per voi è molto importante ciò che siete stati, perché i ricordi contano. Ma se i ricordi sono negativi, bisogna eliminarli. Questa è una settimana piuttosto faticosa, proprio perché Mercurio dissonante porta anche la necessità di mettere a posto alcuni conti. Al 10° posto abbiamo il segno dello Scorpione. All'inizio di questa settimana avremo una luna in opposizione, non oggi, vedremo meglio da domani, e abbiamo anche Venere, Marte, Giove in aspetto un po' strano, come se vi costringessero a fare delle cose, oppure è probabile che in questo momento dobbiate mettere a posto alcune questioni di casa, di famiglia, di soldi. Quindi lo Scorpione, che cerca di essere molto sereno, molto allegro, in verità è piuttosto diciamo sbandato interiormente. Voi sapete che a volte, essendo guardati da Marte, attaccate per non essere attaccati. In questo momento vi consiglio massima attenzione. Il segno della Vergine, nono posto. Allora, belle iniziative per l'estate, ottime per l'autunno. Adesso si naviga a vista, nel senso che ci sono tante cose da fare, tante cose da programmare, però nel concreto, per esempio questa è una settimana che sì, va bene anche attorno a giovedì, però non porta quella sferzata di energia che voi vorreste. Avete comunque grandi opportunità, e faccio sempre un paragone, no? Perché io mi diverto con voi a verificare le stelle. Io dico, non credete, verificate. Allora, se io prendo l'inizio dell'anno, io ho visto veramente un po' indecisi, ma tanto, anche affaticati fisicamente. Adesso invece c'è uno stato migliore, però questa sensazione di camminare sulle uova, si dice, cioè quando hai paura sempre di rompere qualcosa, ecco, c'è, e questo è importante. L'importante è che non te le rompano gli altri. Esatto, quindi le uova sono degli altri. Esatto. E attenzione quindi a non rompere le uova nel paniere, esatto. Ecco, al segno della Vergine. 8° posto per il segno della Bilancia. Settimana un po' particolare perché parte con la Luna in opposizione, tra l'altro anche ieri c'era la Luna opposta. Io più volte vi ho detto, anche nello scritto, che la prima parte dell'anno sarebbe stata un po' faticosa per voi e poi lentamente dal 16 maggio avreste avuto delle novità. Certo che chi ha vissuto un momento abbastanza tormentato agli inizi dell'anno adesso deve fare i conti con qualche problema. Più che altro io vi chiedo di fare attenzione alle persone che avete attorno, perché magari non sono molto affidabili. Qual è la novità? Beh, insomma, ancora non siete in perfetta energia, diciamo, la forma va curata, però dal punto di vista del cambiamento emotivo nei confronti delle vicende della vita, siete cresciuti tanto, perché prima ve la prendevate un po' per tutto e adesso invece vi fate scivolare le cose addosso. Dovete digerire un tradimento o magari semplicemente l'atteggiamento di una persona a cui avevate dato fiducia e che in questo momento invece è lontana. Quindi cercate di resistere, diciamo così, anche se questa è una settimana da ieri con la Luna opposta faticosa. Andiamo al segno del Toro, 7° posto. Allora, bisogna regolare alcuni conti in certe famiglie, quindi conti di casa, conti in sospeso. In casi eccezionali
ai Toro potrebbero anche pensare di dover vendere qualcosa per, diciamo, equilibrare altri conti. Insomma, questo è un periodo in cui vi viene anche l'allergia all'astrologo quando lo sentite. Cioè, per questo vi dico, settimo posto, attenzione. Che bella che sei. Bella, un arancione poi. Bella, brava, intelligente, fascinosa come tutti i Toro, perché voi avete una qualità, quella della simpatia innata. Fiorello l'ha dimostrato fino a qualche giorno fa, lui è il Toro, ma altri personaggi del Toro, Raimondo Vianello, tante persone che veramente ci sono state e ci sono simpatiche proprio perché hanno questa grande verve e naturalezza che voi, secondo me, adesso dovreste riversare anche in amore, perché qualche piccolo momento di tensione può nascere. Cari Acquario, metà. Che l'Acquario in questo momento è... No, belli, bravi i Toro, noi invece... Se io ti dico bello, bravo, buono, poi la gente chissà che pensa, capito? Quindi, però lo sanno tutti. Allora, cari acquarelli, a parte il fascino innato, ma c'è da dire che in questo momento l'Acquario si fa un pochino pregare, sai? Sì. Perché... Allora, ricordatevi che in ogni acquario c'è un piccolo rivoluzionario, no? Quindi è uno che magari sta anche al gioco, può anche manifestare una certa attenzione per tutto ciò che è consuetudine, però dentro qualcosa deve cambiare. Allora, questo, virgolette, qualcosa deve cambiare, va bene, ma ricordiamo sempre che abbiamo un Giove un po' peperino in questo periodo, quindi non lasciamo il certo per l'incerto e facciamo delle scelte oculate. In amore ci vuole molta pazienza e credo che gli acquari in questo momento prediligano gli amori fugaci, quelli giorno dopo giorno, quelli con navigazione a vista. Adesso, se siete sposati, non vi arrabbiate, però è probabile che almeno con il partner dobbiate ritrovare un po' di tranquillità, anche fare qualcosa di divertente. Qualsiasi sia la vostra idea del divertimento, cercate di fare qualcosa in più. Andiamo al segno zodiacale dell'Ariete. Quinto posto, beh, c'è da dire che l'Ariete ha una grande situazione astrologica, ma io vi ricordo sempre che voi avete un piccolo limite, quello dell'esuberanza, cioè quando voi vi sentite troppo sicuri di fare delle cose, rischiate di sbagliare perché agitate troppo le acque e rischiate di sbagliare. Comunque, grande cielo anche per i sentimenti. Cari Leone, quarto posto, torna un po' di potere nelle vostre mani con Venere, Marte in aspetto buono. Anche qui direi, non fate il passo più lungo della gamba perché Giove contrario può rappresentare anche più che altro qualche nemico, quindi è facile che siate voi consapevoli di quello che volete, ma attorno ci sia qualcuno che cerca di bloccare. Terzo posto per i Gemelli, questo cielo è molto importante soprattutto venerdì e sabato, quindi le idee sono favorite, Mercurio è nel segno. Il fascino non manca anche ai Gemelli, che hanno una grande intelligenza e voglia di giocare. Giocate con l'amore, è molto importante ritrovare i giochi di un tempo. Secondo posto per il Capricorno, e chi vi ferma più? Siete un caterpillar, in questo momento avete proprio la capacità di risolvere problemi vostri e degli altri. Anzi, io vi direi anche di fare qualcosa di più per l'amore, che è interessato a buone stelle. Primo posto per il segno del Cancro, perché questa settimana la luna finirà addirittura nel vostro spazio zodiacale, quindi emozioni e soprattutto diciamo innovazioni fanno parte della vostra vita. Dopo una prima parte dell'anno difficile state già in addirittura d'arrivo e siete anche più forti rispetto a maggio. Bravo, baci baci. Grazie a Paolo Fox.